Tutti quei ragazzi che come me vogliono, sono propensi verso le materie scientifiche e vogliono affrontare senza problemi l'università. Scelto il liceo classico perché mi permette di entrare nell'animo umano, di comprenderlo e allo stesso tempo di capire meglio anche me stesso. Inoltre mi offre una preparazione ottima per affrontare qualsiasi tipologia di studi universitari, anche scientifici. Sportivo è una grandissima iniziativa, una bellissima cosa per noi sportivi, per noi atleti che sogniamo in grande, che cerchiamo di raggiungere il massimo della nostra risultato, soprattutto per raggiungere le Olimpiadi. Come sappiamo, le Olimpiadi è la massima espressione di un atleta. Ogni atleta inizia la propria attività sperando, sognando che un giorno arrivi alle Olimpiadi e arrivi a conquistare una medaglia, probabilmente come ho fatto io. Naturalmente il liceo sportivo darà la possibilità anche ai professori di cambiare atteggiamento nei confronti degli atleti e degli alunni, e quindi oltre a essere professori nella scuola dovranno essere anche veri e propri secondi allenatori, praticamente psicologi, perché ovviamente quando un ragazzino il giorno prima ha affrontato una gara e non è andata nel migliore dei modi, e il giorno dopo si presenterà a scuola con un animo non così tanto allegro, quindi lì sarà il professore cercare di aiutarlo, sostenerlo e fargli capire che comunque bisogna andare avanti, che la strada è quella giusta e che bisogna sempre dare il massimo. Quest'anno il nostro liceo, ossia il Pitagora Benedetto Croce, realizza degli interscambi con il Club Rotary e quest'anno abbiamo il piacere di avere nella nostra scuola Paolina e Camilla. Andiamo a conoscerli. Ciao Paolina! Ciao Camilla! Allora, il vostro scambio è stato consentito dall'unione tra il liceo Pitagora Benedetto Croce e il Club Rotary, vero? Sì. Allora, come state? Benissimo. Da dove venite? Belgio. Dal Belgio. E tu? Messico. Ok. E come vi trovate in questa scuola? Perfetto. Allora, tre parole.
per descrivere l'accoglienza in questa scuola? Persone molto gentile, felicità e divertente. Paulina, tre parole per descrivere questa scuola. Ok, una grande accoglienza per parte della scuola, amicizia e novità. Ok, molto molto bene. Allora un abbraccio caloroso e vi aspettiamo numerosi al liceo statale Pitagora Benedetto Croce. Ciao! La nostra scuola ci dà l'opportunità di stare a stretto contatto con la realtà cittadina, facendoci partecipare a numerosi progetti e conferenze sulla legalità. Massimo Corcione, direttore di Sky Sport 24. Esistono delle regole semplici che questi ragazzi possono assumere immediatamente per scrivere e esprimersi al meglio nel complicato linguaggio giornalistico? No, appunto, il linguaggio giornalistico per definizione non deve essere complicato, cioè deve essere quanto più informale possibile, deve essere il linguaggio parlato. In televisione più che la stampa scritta, ma anche la stampa scritta. Parlare un linguaggio troppo aulico, scrivere come si leggeva sui libri di qualche tempo fa, forse non è proprio la regola principale. Comunque la regola, l'unica regola che vale sempre, che valeva 100 anni fa, varrà fra 100 anni, è l'originalità. Cioè occorre che il ragazzo sia originale, che trovi un punto di vista originale per ogni cosa. A disposizione su ciascuno di noi, già inesistente e che non sono vietate. Vuol dire che tu non vai mai studiare il contenuto di ciascuna di queste fonti che sono l'identità civile, il tuo, la nota che tu hai pagato per il non lo so, che il negozio vicino, il film che tu hai visto. Tutto questo è disponibile. Voi siete fortunati, voi qua, non tutti, voi, perché avete trovato i gesuiti del mondo moderno. Avete trovato una scuola dentro di che si pensa a questo, si cultiva questo, si prepara a un avvenire sul vero.
scelto l'indirizzo scientifico con opzione scienze applicate perché si approfondiscono le materie scientifiche, matematiche e anche l'informatica con la relativa applicazione nel laboratorio. E inoltre al termine di questi corsi di studio, questo indirizzo gli dà la possibilità di accedere a tutte le facoltà universitarie. Streets I